አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው ነው ያል የሚሆነው ነው Ciao tutti e ben trovati sulle frequenze radio e video di RBA. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto alla puntata numero 10 di Almeno due pagine al giorno, il nostro appuntamento settimanale con i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Grazie anche questa settimana a Matteo Crespo che cura la parte tecnica, a Michele Comba per la regia video e ad Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. Sun, la sigla di Almeno due pagine al giorno, è stata realizzata è composta per noi da Adriano Viterbini. Queste sono le coordinate per ascoltare RBE sempre in streaming sul sito rbe.it in radio FM 8780 nella provincia di Torino, 8760 in Val Germanasca, 88 in Val Chisone, 9660 provincia di Cuneo, 9150 provincia di Imperia, 10110 in Val Bormida. In TV sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DVB+ in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo. In Liguria nelle province di Savona e Genova. E sono davvero contento ed è per me un privilegio dare il benvenuto a Sabrina Carreras in collegamento con noi. Ciao Sabrina. Buonasera, buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie innanzitutto di questa opportunità. Allora, innanzitutto eh, sono io che ti ringrazio e grazie per aver accettato il nostro invito. Perché per me è un privilegio poter parlare con te intorno ad un progetto editoriale, a un libro che, insomma, di cui ehm, abbiamo assolutamente bisogno e che insomma ehm, dico sempre eh, questo: insomma, quando ho a che fare con libri di questo tipo. Insomma, spesso si parla di libri preziosi, di libri urgenti, di libri necessari. Questo lo è a tutto tondo, nel senso che ha un orizzonte tangibile questo libro che è il presente della scuola che funziona. Ma prima di andare al cuore dei contenuti del libro di cui parleremo questo pomeriggio. Voglio inquadrare, come faccio sempre in inizio trasmissione, Sabrina Carreras per i nostri eh, spettatori e i nostri ascoltatori. Sabrina Carreras è giornalista professionista, dal 2009 lavora come autrice di reportage e inviata del programma di inchieste di Rai 3 Presa Diretta. In precedenza ha lavorato alla sette come inviata nei programmi di approfondimento giornalistico Exit ed Effetto Domino. Nel 2017 ha pubblicato Forza Cina con Marianne Angela Pira per Baldini e Castoldi e nel 2012 ha collaborato con Riccardo Iacono alla stesura del libro Se questi sono gli uomini uscito per chiare lettere. Sempre per chiare lettere ha scritto um, ed è uscito il 3 marzo 2022 Ora o mai più, riprendiamoci la scuola, le storie di chi ha il coraggio di costruire il futuro. Allora Sabrina, insomma, questo è il libro di cui parliamo questo pomeriggio, allora dicevo è un, un libro eh, prezioso nel senso che è un libro che prima di tutto, partiamo da qui, insomma prima di tutto non parla o quantomeno ragiona sul, su ciò che non funziona nella scuola. Però non si ferma a, a, queste, a questo genere diciamo, di osservazione del, del, della scuola, ma racconta una scuola che in realtà eh, è già presente, insomma, è una scuola che è fatta di persone, che è fatta di professori, che è fatta di assistenti scolastici, che è fatta di ricercatori, che è fatta di presidi, è fatta di persone che... La scuola del futuro la stanno già realizzando nell'oggi. Dico bene, Sabrina. Hai detto benissimo, Francesco, questa è stata proprio la molla che mi ha spinto a scrivere questo libro. Io, come hai detto, sono una giornalista d'inchiesta, mi sono occupata eh, per appunto eh, presa diretta a un programma di prima serata di temi che avevano a che fare soprattutto con la corruzione. Quindi la scuola io l'ho proprio scelta per scrivere un libro perché. Secondo me rappresenta la chiave per poter eh, leggere la nostra Italia e anche una cartina di sole per capire la capacità di immaginazione del nostro paese. Perché alla fine a scuola ci si fa, come dire, non solo per leggere, imparare a scrivere, a farvi conto, ma soprattutto per crescere, stare insieme in una parola, per essere cittadini. Ecco. Allora io credo che ci siano almeno due modi di parlare della nostra preziosa scuola pubblica e sottolineo preziosa perché in Europa e nel mondo non ce ne sono tante di scuole pubbliche. Ecco, ci sono almeno due modi. Il primo è quello di denunciare le cose che non vanno gioco facile direi gli edifici che crollano a pezzi gli stipendi miserrimi degli insegnanti i ragazzi che ci perdiamo per strada e poi c'è un altro modo che è quello che ho scelto che è quello di dare voce a chi ogni giorno sperimenta dentro e fuori delle aule delle soluzioni e, e, e io mi sono resa conto che eh, non sono pochi casi non sono le eccezioni che io racconto la buona notizia No, non è quello, c'è un vero e proprio movimento fatto di persone con una tensione morale. E, e, e io dico nel libro è un movimento come se fosse un, un, un fiume carsico che appare, scompare, ma è sempre presente. E, e allora per me questa è una denuncia. Eh, politica, non partitica, politica, perché se abbiamo tante soluzioni e una buona scuola che funziona e non viene messa al sistema, questa è una responsabilità perché dimostra non solo che si può fare, ma che già si sta facendo. Ecco, il mio è un libro fatto di... Eh, alla fine è un libro sul coraggio, no? Eh, e se, se vuoi, Francesco, ti racconto una storia che secondo me è un po' l'emblema. Sì, anche perché volevo anche chiederti ehm, di soffermarti anche sulla questione del coraggio. Perché insomma eh, associo come dire, la dimensione del coraggio come dire, ad un'impresa diciamo, da, da realizzare eh, con, con grande forza. No? Ed evidentemente ci vuole grande forza per come dire, prendere il toro per le corna, questa scuola che tutti vogliono, cioè tutti eh, criticano, ma in realtà forse in pochi conoscono davvero, no? Sì. Diciamo, mi, mi, mi fa sempre un po' pensare il fatto che della scuola se ne parla innanzitutto all'inizio dell'anno scolastico, esatto. no? quando poi tutti i nodi vengono al petto o per le grandi emergenze, mentre invece bisognerebbe attraversarla la scuola, capirla e appunto dare voce a chi la vive e, 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 e perché. Perché io dico che è un libro sul coraggio, che nel senso etimologico del termine, di chi mette cuore e azione. Allora, vi voglio raccontare una delle storie che eh, racconto nel libro e che mi ha emozionato molto, che è la storia di Antonella Di Bartolo, è una preside eh, dell'istituto eh, comprensivo eh, Sperone Pertini di Palermo, certo. che si trova nella principale piazza di spaccio non di Palermo, ma dell'intera Sicilia. Ecco e lei quando è arrivata a dirigere questa scuola perché prima faceva l'insegnante l'ha proprio scelta questa scuola perché si trova in un quartiere eh, lei diceva io voglio restituire qualcosa anche all'esperienza di Don Puglisi voglio fare la mia parte ma questa scuola non la conosceva quindi prima di prendere l'incarico va a visitare questa scuola mi dice Sabrina ma io la prima volta che ci sono arrivata mi sembrava di essere entrata dentro una pellicola del Bronx degli anni Ottanta c'hai presente? perché tutto era devastato non c'era una finestra che non era rotta, non c'erano i banchi, non c'erano le porte, nemmeno nei bagni avevano messo le lavagne, ma soprattutto non c'erano gli studenti perché la dispersione scolastica arrivava al 27%, che è un dato folle il 27%. E allora Antonella che cosa fa? Per prima cosa si indigna, si indigna con le istituzioni perché le ritiene complici del disastro che era sotto gli occhi di tutti perché la polizia arrivava tutti i giorni di fronte a quella scuola e poi fa una cosa folle e dice la mia sfida sarà rifondare questa scuola dall'infanzia perché è folle perché mi dicono dalla politica no? gli dicono da, da, dagli uffici ma Antonina ma ti rendi conto dove stai? Noi siamo, siamo a Palermo, siamo al sud e le donne non lavorano no? Eh, vuoi rifondare le scuole dall'infanzia? Ma ce l'hai le iscrizioni? E lei ha detto: No, io non ce l'ho le iscrizioni, ma io vi dimostrerò che laddove lo Stato dà delle opportunità. Le persone riconosceranno il loro diritto e lo eserciteranno. E allora va con il collaboratore scolastico, il dottor Gullotta, e va con alcune insegnanti, va a girare tutto il quartiere, va alla fermata degli autobus e dice: Io voglio far ripartire la scuola, mi portate i vostri figli. Va, va un porta a porta, va anche dal panettiere. Il panettiere gli dice: Guarda che vi conviene anche a voi esatto. perché se riparte la scuola, riparte il quartiere e ce la fa. Riparte, la, la, riesce a fondare questa scuola dell'infanzia, e, e a quel punto crea anche un laboratorio per le mamme perché tu da sola non lo denunci lo spacciatore di quei figli, ma se sei in gruppo e fai rete con altre persone sì. E la cosa incredibile è che alla fine la dispersione scolastica lei riesce a portarla da quel dato folle del 27% all'1. 23%. Ecco perché io parlo di coraggio. Perché storie come queste dimostrano che basta la determinazione di una persona per cambiare un'aula, una scuola e si cambia il quartiere. Ecco perché. È importante parlare di scuola e, far, e riprendercela questo è un libro per dire alle persone agli insegnanti ai presidi ai genitori agli studenti riprendiamoci la nostra scuola basta con un discorso che eh, è solo un paradigma del declino noi dobbiamo pretendere che non ci sia una scuola di serie A e una scuola di serie B ce ne sono tante di di, di esempio nel libro racconto esempi di insegnanti che si sono in un nuovo metodo per insegnare, per esempio, la scrittura e la lettura o la matematica. Ecco, noi dobbiamo pretendere che sia per tutti, non solo in alcune scuole, anche perché io queste storie le racconto perché. Me ne sono innamorata, certo, certo, ma le ho scelte perché ci sono delle evidenze scientifiche che questi metodi funzionano, i metodi che mettono al centro lo studente, che lo fanno sentire protagonista, con mille cambiamenti a partire dalla rivoluzione degli spazi, dalla rivoluzione del tempo, dalla rivoluzione dei contenuti. Ecco, la nostra è ancora una scuola... Novecentesca, quest'anno ci sarà l'anniversario di Gentile e noi siamo ancora nei contenuti a una scuola di quei tempi. Se ci pensate, ci sono state tantissime riforme. Ogni governo che è venuto ha fatto la propria riformina, ma ancora nel cuore nessuno ha fatto una riforma su cosa si insegna ai nostri ragazzi, ecco, Su cosa Sabrina, funziona? Sabrina, intanto um, prima siamo già quasi al primo ascolto um, eh, proposto da te, ma io ti ringrazio per aver proposto um, l'esperienza della scuola Sperone Pertini a Palermo, che è una delle due pagine, diciamo, no, che, che tu selezioni per noi e, e dice essere una delle delle storie più emblematiche diciamo, no, di, di, di questo libro, perché tu insomma, racconti di questa rivoluzione copernicana ehm, che succede al Brancaccio e scrivi anche che per dare un ordine di grandezza basti pensare che adesso la scuola Sandro Pertini di Palermo ospita tre sezioni dell'infanzia, dieci classi di scuola elementare e diciotto classi di scuola media, lì dove fino a qualche tempo fa... Um, le lavagne fungevano da porte per il bagno no? e che addirittura eh, al piano superiore si accendevano anche dei fuochi dentro. Queste classi, diciamo, che sembravano uscite davvero da un film eh, sul Bronx, diciamo, degli anni, degli anni 80 E tra l'altro ti cito ancora, perché, per esempio, all'inizio del nuovo anno scolastico, il 12 settembre quest'anno, tu su Facebook scrivevi che nessuno dei programmi ha preso in considerazione ciò che è più urgente per la scuola. Cosa si insegna nelle aule? Con quali metodi? In altre parole, quali sono cioè, gli obiettivi formativi del nostro sistema scolastico? Non è una cosa da poco, visto che l'ultima riforma organica del nostro ordinamento scolastico risale a più di cento anni fa con la riforma gentile abbiamo un minuto e mezzo prima del primo ascolto sabrina ma ti, chiederai, ti chiederei insomma in un minuto e mezzo di dire se è possibile cioè noi possiamo cioè è sufficiente come dire questa scuola virtuosa per mh, recuperare come dire comunque dei dei ritardi e anche delle inerzie che sono eh, davvero radicatissime dentro il sistema scolastico italiano. Lo so che è una domanda generica che vuol dire tutto e niente, però insomma, per la tua esperienza sul campo, cosa ci puoi dire? Beh, non può bastare, non ci possiamo accontentare. Io cito una delle frasi che mi ha detto un insegnante, no? uno di questi insegnanti meravigliosi che riesce a motivare, che portava fuori gli, gli studenti per far vedere la bellezza, ad esempio. Ecco, dice, ma... Non è possibile che la nostra scuola sia divisa tra i missionari, gli insegnanti missionari e gli insegnanti che invece sono rassegnati. Allora lì ci vuole veramente una rivoluzione, ma che parta dal basso e arrivi alla politica e che metta al centro la scuola già con investimenti, come si fa ad esempio in Svezia. Dove, dove nelle scuole di periferia mandano gli insegnanti più bravi. Eh, più bravi e li pagano tanto, li pagano di più proprio, no? in modo che, 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 che si abbia già, eh, c'era Alfieri, un pedagogista che dice il rimescolamento del sangue, che già nelle periferie, nei posti che possono essere quelli più eh, difficoltosi, siano oh, là dove ci siano invece le scuole con più vivacità. Ecco, questo, questo bisogna fare, no? dare, restituire dignità alla scuola e agli insegnanti e costituire una base unica di pari opportunità per tutti. Adesso abbiamo un problema, secondo me, di equità. Questo è, quello che è il problema della scuola, secondo me, ora. E Intanto allora siamo al primo passaggio musicale, ho chiesto anche a Sabrina Carreras di suggerirci alcuni ascolti che ehm, cadenzassero la nostra conversazione. Le due scelte di Sabrina sono molto focalizzate, sono bellissime perché poi tra l'altro vengono fuori da due grandi film dal mio punto di vista. Primo ascolto di Maurice Jarre, Carpe Diem dalla colonna sonora dell'Attimo Fuggente. Carpe Diem di Maurice Jarre dalla colonna sonora del film del 1989 di Peter Weir L'attimo fuggente Dead Poets Society uscito per Varese Sarabande nel 1990. Ti faccio la domanda più banale di questo mondo, perché scegli questo brano che tra l'altro, come dire, è la linea, diciamo, più conosciuta della colonna sonora del film eh, L'attimo fuggente composta da Maurice Jarre? Perché quel film? Perché questa colonna sonora? Dici tutto Sabrina. Beh, io ricordo di essermi emozionata tantissimo in quel film, no? quando c'è la scena, quando tutti salgono sopra, sopra i banchi. Ecco, alla fine pensateci bene chiunque no, nella vita, alla fine ha avuto un insegnante che eh, l'ha cambiato. Nel bene e nel male. Eh? Certo. Però per dire la responsabilità che hanno, che ha la scuola. Nel motivarti, nel tirare fuori i tuoi talenti, ad esempio. Ecco, questa è la scuola migliore che ho incontrato io. Eh, persone che riescono a motivare i ragazzi, gli studenti e le studentesse e a tirare fuori il, il meglio, mettendosi loro stessi per primi in gioco. Eh, non so, vi posso raccontare eh, la, 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 la storia per esempio di Silvia Pognante, che è un'insegnante di eh, eh, italiano eh, e storia in una scuola eh, media-toscana. Eh, che lei adorava la letteratura, diceva: Ma nella nostra scuola si legge e si scrive pochissimo. E come fai a appassionarti? Se eh, per, per studiare eh, l'italiano o, o un autore devi andare a leggere l'estratto di un'antologia, come fai? Quando invece per lei quello che voleva insegnare è leggere e scrivere per legittima difesa, come strumento per capire se stessi e per capire il mondo. E lei si è messa a studiare, lei per prima, e ha studiato un metodo che era utilizzato ad Harvard e, 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 e l'ha applicato nelle, nella sua classe, che è un metodo che scompone innanzitutto il tempo, quindi c'è solo... Le sue lezioni iniziano con un quarto d'ora di lezione frontale sull'incipit, per esempio, sul come si, come si inizia a scrivere, no? E poi, dopo questo, questo è il primo quarto d'ora di spiegazione, dopo c'è. Eh, I ragazzi iniziano a lavorare da soli in un gruppo con i loro quaderni, cioè il quaderno dello scrittore e del, e del lettore. E il ecco... metodo Writing and Reading Workshop che prevede la biblioteca di classe e il taccuino del lettore e dello scrittore. Esatto, perché alla fine altrimenti nei temi che cosa si fa? Spesso si scrive per far contento l'insegnante. Eh, esatto. Se ti scrivono accanto che no, in rosso, che non va bene, eh, non lo capirai. Se invece rispetto a un qualcosa che tu scrivi, hai un insegnante che ti dice perché hai scritto così in questo momento? Rivediamolo insieme. Diventa, la classe diventa come un, un laboratorio eh, artigianale, no? e alla fine c'è invece il momento in cui si discute tutti insieme. Ecco, questi sono, sono, sono esempi, come anche esempi di, di, di scuole che partono dal cambiamento, per esempio, delle... Dello spazio delle aule, no? come per esempio fa la rete delle scuole senza zaino. Bella questa frase, Già, mi è piaciuto: senza zaino e senza voti, no? perché la scuola non deve essere un qualcosa. Un carico pesante che ti porti sulle spalle, deve essere un qualcosa che stimola la tua curiosità. E, e, e quindi loro, per esempio, già dalle elementari hanno eh, nella, nella stessa aula hanno una parte con i banchi tutti messi in, a, a isola tutti insieme. E poi hanno invece una parte dove ci stanno i laboratori e poi c'è l'AGORA dove si discute insieme. Pensate, pensate. Faccio questo esempio, Francesco. Se pensi a una fotografia della scuola dei primi del Novecento, che cosa ti verrà in mente? Una fotografia in bianco e nero di tanti banchi in fila di fronte alla, esatto. a, alla cattedra, no? E, e, e questo andava bene nel Novecento, quando le informazioni le avevano in pochi e quindi il compito della scuola era quello di trasferirli a tanti. Eh, ma adesso no. E le informazioni ce l'hanno tutti quindi il compito è quello di stimolare lo spirito critico ad esempio, di trovare insieme delle soluzioni a dei problemi non noti, eppure appunto è cambiato, è passato un secolo, è cambiato il mondo ma la maggior parte delle nostre scuole sono ancora con tutti i banchi in fila di fronte all'insegnante che spiega, che ascolta e, e, e gli studenti che ascoltano prendono appunti e poi vengono interrogati. Ecco ci sono tanti metodi diversi che invece si fondano sul principio di scelta degli studenti. Io ne parlo anche, per esempio, a proposito dell'orientamento. Ma anche quanto è importante la scelta anche nelle, nelle, nelle forme di rappresentanza all'interno della scuola? Perché imparare a scegliere, che poi è lo strumento della democrazia, non è una cosa che si fa così con uno schiocco di vita no? E, e allora se ci sono. Que, tanti metodi della nostra scuola che sviluppano eh, eh, la motivazione, le, la, la, il fatto di poter fare delle scelte libere e quindi creare anche dei cittadini liberi, eh, eh, noi dobbiamo pretendere che questo ce l'abbiano tutte le scuole italiane. Abbiamo anche un, 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 un centro di ricerca su questo, no? Lindire, che fa ricerca proprio su questo. Allora, allora, quello che c'è bisogno adesso è che ci si metta d'accordo su tre priorità e quelle tre, tre priorità le debbano avere tutte le scuole. E concludo con questo perché io spesso, quando sento parlare di scuola, sento no perché la scuola deve fare questo, la scuola deve fare quest'altro. È come veramente che la scuola venga investita di tutto. Io credo che invece la scuola sia come un'opera d'arte. Sai, gli scultori. Certo. Tirare fuori la bellezza dal marmo, tolgono. Ecco, allora noi dobbiamo togliere e scegliere delle priorità e quelle priorità garantirle da nord a sud, dalla periferia al centro. Allora Sabrina, poi scopriamo dal tuo libro, intanto siamo quasi in chiusura della prima parte, scopriamo dal tuo libro che in realtà come dire in passato se vogliamo 50 anni fa forse qualcosa in più eh, l'Italia era all'avanguardia per la pedagogia, no? Tu citi anche Montessori, Lodi, insomma, no? E, e venivano addirittura dall'estero dal Nord Europa a copiare il modello italiano. A un certo punto poi è successo qualcosa, si è bloccato un meccanismo Oggi, ehm, l'Italia eh, con la scuola riparte nel senso che eh, scopro tra l'altro un piccolo elemento biografico ehm, sul quale poi vorrei insomma, ragionare con te anche dopo la pausa, che in realtà ci sono dei modelli come dire, di scuola del futuro che sono già presenti eh, che, che vengono da, dal nord Europa. C'è stato un ribaltamento. No? Per esempio, scopro, ehm, ti dicevo poco fa fuori, fuori onda, che eh, sono mh, felice di aver letto il tuo libro prima. Di aver partecipato eh, all'open day per mio figlio che l'anno prossimo andrà alla scuola media no? e scopro che nella città dove vivo, nella cittadina dove vivo, c'è una sperimentazione. C'è una delle tre scuole in Piemonte che um, eh, da, da, già da, da qualche anno eh, sposa il progetto DADA che è il, la, mh, quella didattica per ambienti da apprendimento, no? dove ci sono i, um, i, gli armadietti nel corridoio dove i ragazzi sono liberi di andare andare in giro eh, in, in un'ora eh, di, 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 di apprendimento e di scuola che dura 45 minuti, non un'ora intera, in quel quarto d'ora possono girare liberamente per la scuola, incontrare altri ragazzi, questo da, quasi da college americano, da esperienza del nord Europa, quindi evidentemente anche qui insomma sperimentiamo, io lo sperimento come dire di, personalmente, sperimento una scuola eh, che è una scuola... Su, Pensiamo sia una scuola sognata, ma è una scuola che... Già esiste, che per esempio eh, alle porte di Torino, dove vivo, eh, è in sperimentazione già dal 2017 con spazi eh, di apprendimento focalizzati sui ragazzi e non eh, sull'insegnamento frontale. Per cui questa scuola già, già c'è e tu la racconti brillantemente all'interno del tuo libro. Scusami se mi sono dilungato con questo elemento diciamo biografico, ma eh, ci tengo a condividere con te, come dire, questa eh, la felicità che ho provato, diciamo, nel, nello sperimentare in quello che quello che tu scrivi è carne viva, diciamo, quella scuola esiste davvero ed è anche dietro casa nostra. È così, è così. Sono una rete, peraltro, il data nata qui a Roma, io sono romana, l'ho visitata questa scuola e queste scuole perché è una rete che poi si è espansa insomma in tutto il territorio e appunto lì non c'è la terza B. O la seconda C ma c'è l'aula di eh, latino esatto. l'aula di scienze no e, e i ragazzi possono scegliere come hai detto te appunto come se fosse un college eh, estero ecco io però non credo che eh, io nel, nel libro faccio tanti esempi esteri parlo della famosa Finlandia con eh, il loro metodo collaborativo col fatto che eh, insomma fino alle medie non c'è il voto ad esempio cioè sono bravi o bravissimi eh, parlo della Svezia per appunto gli investimenti nella periferia e della Francia per la, la cultura del movimento, lì ci stanno quattro ore di educazione fisica obbligatorie, in queste quattro ore a, a settimana, due sono obbligatorie che bisogna fare nuoto bisogna saper nuotare e quindi tutte le scuole hanno delle piscine o se non hanno le piscine hanno una convenzione con una piscina vicina da noi insomma l'educazione motoria siamo indietrissimi anche dal punto di vista già dell'edilizia, ma anche lì è un punto di vista culturale. No? Io vedo questi ragazzi al banco fermi, immobili, quasi in maniera punitiva, quando le neuroscienze ci dicono che dopo 20 minuti l'attenzione cala e che invece il movimento, la. Il benessere con il proprio corpo e con le proprie emozioni sviluppa un ormone che è quello del benessere: che non solo ti aiuta alla concentrazione e quindi a studiare meglio, ma soprattutto ad amare quello che fai. Allora io dico. È vero, ce ne sono tanti di, di esempi esteri e, e, e io li faccio per dire loro li hanno scelto che modello di scuola no? vogliono, l'hanno fatto anche eh, coinvolgendo dal basso in un lungo procedimento anche collettivo e politico. E, e io però non credo che ci sia un vestito che vada bene per tutti. No? Eh, noi dobbiamo fare il nostro percorso, non c'è bisogno di andare in Finlandia per trovare la scuola che certo. funziona. Proprio questo è il senso del mio libro: è dire: Noi ce l'abbiamo già che funziona in Italia. Eh, ripeto, eh, dobbiamo veramente. Eh, riprendercela, metterci tutti insieme, come è stato, io non l'ho vissuto quel, quell'epoca degli anni 70, no? del movimento, ad esempio, eh, cooperativo, eh, delle tante associazioni, delle sperimentazioni dal basso, eh, eh, le, le associazioni dei genitori. Ecco, la scuola richiede partecipazione no? e è quello che non dobbiamo di certo impararlo dal, dall'estero. C'è una contaminazione con, con l'estero, per questo è arrivato il momento di decidere che scuola vogliamo, una scuola di prossimità come hanno scelto ad esempio in Francia. Ecco, credo che ci sia un, un grande eh, dibattito adesso eh, da fare eh, che abbia come obiettivo culturale la scuola, che parte, secondo me, dal, dalla dignità che bisogna restituire agli insegnanti. Te dicevi bene, a un certo punto il meccanismo si è inceppato. E si è inceppato perché innanzitutto sotto il profilo degli investimenti, ricordiamo nel 2008 quali tagli ci sono stati, e, e poi perché non si è più investito negli insegnanti. E io non parlo solo degli stipendi, parlo della formazione. Io ho un capitolo che dico che è dedicato ai maestri. Perché ero andata in una scuola e ho assistito a questa scena. C'era un genitore che è arrivato trafelato e detto Vorrei parlare con la maestra. Il maestro si è lisciato la giacca. Prego. Ma io cercavo la maestra. Ma che sono io, io sono il maestro e il genitore se l'è guardato con una faccia come per dire: Ma a te che ti è capitato nella vita? cioè che ti è andato storto? Sei poco ambizioso, no? Perché le, la scuola è tutta al femminile e con, con stipendi anche appunto eh, bassi che crescono solo in base all'anzianità. Ecco, a un certo punto, e soprattutto. Adesso c'è una laurea per gli insegnanti appunto, delle scuole elementari, io uso ancora i termini eh, diciamo per capirci, della scuola primaria, ma e poi per il resto eh, gli insegnanti delle, delle, delle medie e delle superiori eh, imparano le nozioni e vengono valutate sulle nozioni. Non si fa pedagogia, non si insegna ad insegnare. Dov'è questo rapporto? Tra la scuola e l'università, ad esempio, anche lì così faticosa, così faraginosa, eh, c'è tanto da fare su questo punto. Intanto piano. Eh, ti fermo perché siamo, in, siamo alla, alla, alla prima pausa, ma tra poco riprenderemo questo elemento. Che è un elemento che mi interessa molto approfondire con te. Eh, siamo in coda alla prima parte. Spazio al GR di Popolare Network. A tra poco. Seconda parte di almeno due pagine al giorno, questa settimana con la giornalista Sabrina Carreras, intorno, stiamo ragionando intorno al libro Ora o or mai più, riprendiamoci la scuola, le storie di chi ha il coraggio di costruire il futuro uscito per chiare lettere. Allora, eh, Sabrina, insomma, ovviamente ce lo dicevamo poco fa. Sono temi questi molto appassionanti, temi che, che scaldano perché ovviamente riguardano anche il futuro eh, assolutamente del nostro, del nostro paese. Però tu insomma, ci siamo lasciati nella prima parte su un ragionamento intorno alla, anche alla divisione dei ruoli tra eh, insegnante maschile e insegnante femminile all'interno della scuola. Insomma, i numeri che. Tu, eh, tra l'altro ci consegni dentro il tuo libro ci dicono di percentuali minimali insomma di insegnanti maschi all'interno della, della scuola primaria per non parlare della scuola diciamo dell'infanzia. No? Eh, per un modello comunque culturale che si è, come dire, eh, radicato in questo paese, per cui come dire, eh, e anche per degli stereotipi, per cui tu dici no? quando si tratta di cura, di prendersi cura no? eh, e la maestra probabilmente diciamo, fa, fa questo. Allora, allora chi insegna eh, ai più piccoli sono, sono le, le donne, altrimenti poi, quando poi eh, eh, scopri che come dire, gli stipendi magari anche alla scuola superiore, se non all'università, crescono, allora aumentano anche gli insegnanti, gli insegnanti maschi. Ma qui stiamo ancora facendo i conti, Sabrina, con degli stereotipi che sono duri a morire in questo paese. Sono eccessivo e, o le cose stanno proprio così? No, è, è così, l'idea che mi sono fatta partendo dai numeri, perché basta, tra l'altro sono numeri pubblici, basta andare certo. sul sito del Ministero, insomma, esatto. eh, le, alle scuole elementari i maestri sono il 4%, nelle scuole dell'infanzia sono delle mosche bianche, lo, lo 0,4% una scuola che viene definita ancora materna, ecco, mm, cioè, esatto. io non credo che sia solo un fatto, certo la componente del, degli stipendi eh, ovviamente influisce, ma io non credo che sia solo quello, c'è cioè, una componente culturale, come dici te, che non assegna questa, la, come se non, fosse, non ci fosse professionalità, no? ma che fosse appunto una questione di cura. E, e questo, diciamo... Eh, fa male all'insegnamento eh, perché lo, 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 lo sminuisce e, e, e si ribalta anche perché io ho parlato con tante anche scuole di scienze della formazione dove gli, gli uomini sono pochissimi e allora anche lì per esempio cioè, l'Università di Palermo ad esempio che sta facendo delle, delle, delle bellissime sperimentazioni per eh, incentivare anche gli uomini a fare una professione una professione che veramente ti, ti segna, io ho un capitolo che è dedicato alle neuroscienze ad esempio, no? Eh, dove si racconta che il cervello eh, appunto le neuroscienze l'hanno dimostrato è, è plastico, quindi ci si, ci si non rimane fermo quindi quando si dice a uno studente no, non potrai più eh, c'è niente da fare non è vero perché lo, il, il cervello si sì, modifica e ma si modifica una, una scoperta fatta tra gli altri dagli italiani no? dei neuroni specchio. Esatto. Allora è stato dimostrato che insegnante e studenti si modificano proprio plasticamente, fisicamente il cervello. Pensate che responsabilità. Volendo anche Pensate ad esempio un insegnante che ha un TIC e spesso ce l'hanno anche i ragazzi, perché no? veramente ci si influenza. Allora, una scoperta, tra l'altro, scusami se ti interrompo Sabrina, quella sulle neuroscienze, sui neuroni specchio, che eh, um, va a braccetto strettissimo con un elemento fondamentale e vitale dentro la scuola, che è l'empatia, insomma. Si impara per tre modi, no? si apprende eh, per fatica, studiare le, le tabelline, che dice che eh, studiare non costa fatica, insomma, c'è un po' da no? E poi per imitazione: immaginate il ballerino no? che imita, guarda l'altro ballerino. E poi per empatia, giustamente sono le parole del grande maestro, quello che voi vi ricordate non per il contenuto, esatto. perché magari no, il contenuto nel tempo va via, ma vi rimane per l'emozione, per la passione che vi ha trasmesso. Ecco, per questo è importante ritornare a incentivare e a finanziare. L'insegnamento e gli insegnanti e la professione degli insegnanti perché altrimenti significherebbe continuare a, a, a perpetuare degli stereotipi, no? Se eh, noi i ragazzi continueranno a vedere che eh, all'elementare ci stanno insegnanti, la maestra le fanno solo le donne e, e gli uomini fanno altro, penseranno che il mondo è diviso in questa maniera. Là ci sono insegnanti che partono proprio dalla scuola. Io parlo esempio di Lorella Carimali che parte dalla matematica per, come, dire, come arma per gli stereotipi di genere, ad esempio, no? eh, che insegna il fallimento. Nella nostra scuola il fallimento non viene ammesso tant'è che adesso i ragazzi, io l'ho visto girando per le scuole, hanno ansie no, da prestazione esatto. altissime perché è una scuola basata sulla competitività, sulla competizione e, 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 il, e, e quindi il fallimento diventa una tragedia. E, e lei invece dice il fallimento fa parte della scienza: si mm. progredisce attraverso gli errori, no? E, 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 e questo ti rende più libero. Lei anche lì sul, sulla matematica ci stanno tantissimi stereotipi no che dicono: eh, Le ragazze fanno, vanno bene in, eh, per le lettere, la matematica è una cosa per uomini. E sono degli stereotipi che ci hanno spesso i genitori, già delle elementari. Ecco, su questo ci stanno delle ricerche interessantissime. Fatte dall'Università di Bologna, delle sperimentazioni fatte proprio a Torino, c'era un grande movimento di scuole, proprio a partire dal, dalle primarie che hanno eh, iniziato a, a lavorare sulla matematica. Adesso si discute delle STEM, no? le materie scientifiche. Quanto è importante! Noi abbiamo non solo pochi laureati e pochi laureati in materie scientifiche, ma abbiamo pochissime donne e allora ragazze. Cioè, questo è il momento eh, e non è un invito. Io, bisogna proprio eh, fare... Eh, eh, è, è urgente poter studiare eh, le scienze e lo dico per due eh, motivi. Il primo perché eh, veramente sembra che, che ancora... La nostra scuola ha un'impostazione gentiliana e quindi tutta una, um, basata sull'umanesimo no? in qualche modo. Lo vediamo anche nella percezione culturale nei confronti degli istituti tecnici, degli istituti eh, professionali, guardiamo i numeri delle iscrizioni, sono tutti nei licei scientifici. Eh, 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 e poi Riporto il caso per esempio di una eh, grande azienda che aveva fatto una ricerca del personale affidandosi al, ehm, a un algoritmo, dicendo io con l'algoritmo in questa maniera eh, sono imparziale. E alla fine sono stati presi tutti i curriculum di uomini perché, perché gli ingegneri che avevano ehm, progettato quel, quell'algoritmo erano tutti uomini e quindi avevano immaginato un mondo, allora io immagine e somiglianza. Ecco perché è importante che anche le donne e le ragazze eh, si avventurino no? In, eh, anche nelle materie scientifiche. Io racconto di tante associazioni e di scuole che lavorano con neuroscienziate, con astrofisiche ad esempio che raccontano già a partire dall'esempio cosa si può fare. E intanto tu parli anche di, ehm, nel tuo libro di accendere la passione, no? perché dici siamo davvero sicuri che la questione si possa risolvere solo ragionando in termini economici. O piuttosto la leva dovrebbe essere anche un'altra, e cioè restituire valore sociale a questa professione, che è quella degli insegnanti. Gridare a voce alta nelle scuole, nelle università, nel dibattito pubblico, che è quello di maestro. È un mestiere importante perché ha la responsabilità di formare i cittadini del futuro e ancora raccontare. Le storie dei maestri nella nostra letteratura, nei cinema, nel nostro quotidiano. In una parola, accendere la passione. Ed è per questo che ci piace molto questo libro, perché si parla di quelle storie che accendono la passione. Di, di queste storie, il libro di Sabrina Carreras è molto, molto ricco. Intanto, noi siamo al secondo passaggio musicale, siamo ancora ad una colonna sonora di Howard Shore. Questa è Spotlight. E questa è Spotlight di Howard Shore, dalla colonna sonora del film Il Caso Spotlight di Tom McCarthy del 2015. La colonna sonora è stata pubblicata da How Records nel 2015. Film... Uh raggelante, insomma, se mi posso permettere, io l'ho visto, mi ha messo abbastanza ansia, però mi ha, fatto, ha restituito in me diciamo, molta fiducia nei confronti del lavoro di inchiesta dei giornalisti, un cast pazzesco, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber e John Slattery tra gli altri. Eh, Sabrina, banalmente, perché eh, questa colonna sonora, perché questo film sostanzialmente? Beh, indubbiamente perché è un eh, film sul giornalismo sul giornalismo di inchiesta e io su questo mi sono interrogata no perché effettivamente l'inchiesta viene spesso associata alla scoperta e la denuncia di qualcosa che non va e, e è vero è importante questo no la scoperta di raccontare quello che è nascosto e che magari risponde a degli interessi eh, che sono contrari all'interesse generale. Però io credo e è il motivo per cui ho scritto questo libro che questa denuncia vada accompagnata anche da un racconto dell'altra parte, di chi costruisce, di chi fa, perché altrimenti se racconti solo una parte, alla fine a forza di raccontare che tutto non va, Primo, crei rassegnazione, e secondo, non dai giustizia alle persone che invece costruiscono, e terzo, togli la speranza perché le storie che io racconto non sono delle storie eccezionali, sono delle storie che vengono replicate, cioè, infatti, sono storie di metodi che eh, sono utilizzate non in un'aula, ma in tante scuole, hanno creato delle reti, quindi sono dei metodi che si possono mettere a sistema che si possono replicare e, e io credo che il cambiamento parta da questo perché il cambiare alla fine cioè, non è bisogna stravolgere tutto eh, significa prendere il meglio della tradizione e metterla insieme all'adattamento all al futuro ad esempio quindi ecco ho scelto questa questa, questa musica perché io credo tantissimo nella narrazione. Io credo che in questo momento ci sia un problema nella scuola non solo di rappresentanza, no? ma di rappresentazione. Questa scuola che viene sempre raccontata come, come se fosse un, un ente fermo, immobile, sempre uguale a se stesso. Non è vero, non è vero, la scuola è viva di energie. Però dobbiamo, a me quello che mi ha, mi ha fatto male quando ho parlato con tutte queste persone è che si sentono sole, si sentono sole. E non, si sentono, alcuni sono rassegnati, altri combattono, hanno risultati, perché è questo, hanno dei risultati incredibili. Però non possiamo raccontarli sempre come una scuola che non va. È vero la scuola ha bisogno di tanto, però possiamo partire dall'esperienza di chi ha trovato delle soluzioni non per un piccolo problema, ma per tante scuole e interrogarci su quello, partire da lì. Sabrina, siamo come mi piace dire spesso, siamo all'ultimo chilometro, ma intanto siccome um, insomma eh, come dicevo poco fa, questa esperienza che ho avuto personalmente dell'open day, diciamo, nella, nella, nella scuola media che frequenterà mio figlio, ehm, gli insegnanti, i docenti e le docenti hanno parlato anche di, di scuola che, che insegna, delle pareti che insegnano, dicono loro. C'è cioè, cioè, questo nuovo progetto di edificio apprenditivo per cui anche gli ambienti raccontano quello che ehm, gli studenti diciamo eh, imparano diciamo, e vivono dentro la scuola eh, voglio portarti su un pezzo di riflessione che riguarda diciamo il nostro passato che non è ancora passato in realtà che viviamo ancora perché ehm, ovviamente eh, durante la pandemia la scuola è entrata prepotentemente dentro le case delle famiglie no eh, un salotto una cucina insomma un, una cameretta sono diventate classi diciamo no ed è stato possibile per molti sperimentare, come dire, una DAD eh, positiva, diciamo, no? e in molti casi invece eh, negativa, perché non ha portato a casa i risultati. Ma ehm, scopriamo, tra l'altro, anche dal tuo libro, eh, ribadisco ancora una volta, ora o mai più. Uscito per chiare lettere, che esiste in realtà una rete, un'infrastruttura informatica in questo paese pubblica dal 1991 che eh, mh, le famiglie avrebbero potuto utilizzare durante la pandemia. Invece abbiamo regalato i nostri dati eh, privati, diciamo, a delle aziende private, no? come nel caso di, di Google, insomma, e, e via dicendo. C'è sempre un problema di comunicazione delle cose che, che ci sono in questo Paese. Su 80. 40.000 istituti hanno usufruito di questa rete pubblica eh, informatica in questo paese durante la pandemia. Appena, se non sbaglio, tu dici 200 eh, istituti scolastici, mi pare, no? Sì, sì, ma diciamo che in altri paesi eh, la scelta politica è stata diversa: nel senso, ad esempio, in Francia eh, è stato proprio il ministero a. Eh, il del, Ministero dell'educazione si parla dell'educazione dell intervistato il ministro dell'educazione francese esatto. e, no. e, e la scelta fu quella di dire eh, la DAD si fa in un eh, sistema pubblico la nostra scelta non è stata questa è stata quella di diciamo lasciare più aperto poi sulla DAD diciamo ci sono state tante polemiche e, e è vero era, non torno su un discorso cioè che già è stato fatto non del fatto che comunque è stato eh, un po la, la, la come dire la, la, la molla per l'aggiornamento digitale di tanti insegnanti ehm, però certo se non ci fosse stata la tecnologia e se la pandemia fosse arrivata non lo so ai miei tempi quando non, internet non c'era probabilmente io sarei rimasta a casa appunto senza nemmeno avere eh, diciamo la, la, la tecnologia è vero che la tecnologia ha dimostrato ancora di più come questo possa essere un elemento di disuguaglianza. Io ripeto, questo è il problema, secondo me, adesso urgente della nostra scuola, la disuguaglianza che si misura in, in tempo, innanzitutto. C'è proprio un confine fatto di minuti e di ore, di scuole. Di tempo pieno, di scuole dell'infanzia è stato calcolato dallo Svimez che i ragazzi del sud è come se facessero un anno di scuola in meno rispetto a quelli del nord. Ma anche per quanto riguarda gli edifici, appunto, gli ambienti di apprendimento, lo diceva già il pedagogista Loris Malaguzzi, che l'ambiente è un terzo insegnante. Ma e poi anche per la tecnologia. Anche lì, eh, insomma, la tecnologia sta. È, è, è un, è, questo è un tema interessante. Quando io ho detto: Voglio scrivere un libro sugli innovatori della scuola. E, allora, alcuni mi ha detto, ah, allora sì, parliamo della Montessori. Ho detto, scusate, però la Montessori sono passati cent'anni, che innovazione eh, so. è, ora voglio dire, no, con tutto. E, e, e poi c'è chi mi ha detto, ah, innovazione, allora vuoi parlare della tecnologia, eh, che sta rovinando la scuola, oppure che sta salvando la scuola. Ecco, io credo che anche sulla tecnologia bisogna un po' tornare a leggere Platone, no? che è, è come la... la la diatriba che c'era all'epoca tra l'uso della penna, che era quella la tecnologia, e la perdita della memoria. Ecco, io credo che eh, la tecnologia sia uno strumento, ci vuole però un motivo pedagogico, ci vuole la, la pedagogia, cioè come viene utilizzato questo strumento. E quindi sicuramente c'è un discorso, come dicevi tu, di. Infrastruttura tecnologica ancora fortissima. Io sono andata in alcune scuole qui della periferia di Roma, quando sono arrivata, l'insegnante mi ha detto: Qui sei ai confini dell'impero. Se <ride> diciamo, nel senso che abbiamo le lavagne no, tutto, e non arriva la rete, e non c'è verso di far arrivare la rete in questa scuola, no? come in tante scuole anche dell'entroterra. Eh, italiano dei tanti nostri comuni eh, quindi c'è un problema di infrastrutture c'è un problema sicuramente anche insomma dei, dei dati basta vedere anche cosa è successo negli stati uniti su questo eh, però credo che, che adesso c'è un dibattito molto forte che si, si debba fare tutti insieme a partire proprio a livello culturale della tecnologia eh, all'interno del, della scuola, no? come viene... Ecco Sabrina, e intanto su, in un'intervista molto densa, eh, uscita su Orizzonte Scuola, tu chiudi in questa intervista, questa conversazione con Vincenzo Brancatisano dicendo che eh, in realtà c'è una scuola che funziona, allora mettiamo questa scuola a sistema, c'è però bisogno di un dibattito pubblico ed è per questo che è il motivo per il quale, è il per il quale ho scritto questo libro. Questo dibattito pubblico bisogna, come dire, avviarlo, diciamo, anche un po' a calci se vogliamo, no? Perché insomma, langue sempre il dibattito rispetto uh, a questi argomenti e il tuo libro è uno di quegli strumenti che servono, come dire, a rendere molto vivo questo dibattito. Grazie. E allora, ehm, io ehm, ti ringrazio Sabrina per essere stata qui con noi a, a almeno due pagine al giorno. Il nostro invito è a leggere Ora o mai più, Rimprendiamoci la scuola, le storie di chi ha il coraggio di costruire il futuro, ehm, pubblicato per chiare lettere da Sabrina Carreras. Siamo in coda, Sabrina, alla nostra conversazione. Eh, io spero che sia stato un buon tempo anche per te eh, conversare su questi argomenti. Grazie per essere stato ad almeno due pagine al giorno. Giorno. Grazie, grazie a voi e viva la scuola! e viva la scuola, grazie Sabrina allora buon proseguimento, buon lavoro noi intanto siamo giunti al termine della puntata numero 10 della prima stagione di almeno due pagine al giorno, vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani domenica 11 dicembre a mezzogiorno e il podcast audio e video sarà disponibile sul sito rbe.it da lunedì, grazie a Matteo Crespo per l'assistenza in regia e a Michele Comba per la regia video, noi ci ritroviamo qui sabato prossimo 17 dicembre 2022 sempre alle 17 per la puntata numerica numero 11 di almeno due pagine al giorno e ricordate c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla ciao a tutti